Una sorta di gara verità, classifica alla mano, è il primo snodo, naturalmente da non fallire. Di fronte Gubbio e Pescara, sesta contro quinta, squadre separate da un solo punto, terzo posto a due lunghezze. Match in diretta e in chiaro su Rete 8 con Appio Pregara a partire dalle 19:45. Non sono al 100% di Pasquale, Franchini è squizzato. Prima convocazione per Sasanelli, solo due defezioni, Vergani e Accornero. Due cambi rispetto all'11 schierato col Pineto. Cangiano al rientro nel tridente, Meazzi al debutto dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Naturalmente siamo nel campo delle supposizioni. Se così fosse, Plizzari tre pali in difesa, Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Tugnov, D'Agasso e Meazzi, davanti Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. Nelle ultime partite Pescara concreto, soprattutto solido, seconda gara di fila senza subire gol, la quarta nelle ultime 10. Sono 27 le reti al passivo, ottava migliore difesa del girone. Davvero niente male, ma Zeman puntualizza. Nelle ultime tre partite penso che siamo stati troppo attenti. Che attenzione non fa male, però troppo attenti e non rischiare niente. A me piace rischiare qualcosa per costruire qualcosa. De Marco può essere un'arma importante a partita in corso. Umbri in forte ascesa, 6 vittorie ed un pareggio. Ultimo KO lo scorso 9 dicembre a Pontedera. Al Barbetti rossoblù non perdono da 11 mesi. 4 marzo 2023, Gubbio, Olbia 0-1. Due assenze pesanti in attacco, lo squalificato Di Massimo, finora 7 gol, e l'infortunato Bernardotto. A disposizione di Braglia una sola punta di ruolo, King Udo. Sistema di gioco 4-3-1-2. Probabile 11, Greco tre pali, in difesa Corsinelli, Tozzuolo, Signorini e Mercadante. A centrocampo Casolari play, interni Mercati ed uno tra Bumbu e Rosaia, tra le linee Chierico, alle spalle di Spina e Udo. Siamo in un momento in cui ci possiamo permettere di anche di fare qualcosa di diverso, no? Nel senso, se riusciamo a vincere questa partita si apre anche delle prospettive importanti, è giusto anche provarci, nonostante tutto è giusto anche provarci. A lui non gliene frega niente degli altri, lui gioca, fa la sua partita. Lui ha un atteggiamento, ha sempre giocato così fin da tempi delicata, le sue cose le fa alla grande, insomma bisogna essere onesti, vedere giocare il Pescara, a me fa piacere vederlo giocare. Come penso che ultimamente fa piacere vedere giocare il Gubbio. È un allenatore che ha fatto tanto in Serie C, molto bene spesso, quindi la categoria la conosce. Poi Gubbio è una squadra che ha fatto ultimi risultati positivi, sono da 7 partite che non perdono. È una squadra, anche loro ci cominciano a credere. Ultimi precedenti al Barbetti, 28 settembre 2021, Serie C, Arena semina lo scompiglio provocando così l'autorete di Mirko Drudi, 1-1 di Clemenza assistito da Marilungo, Umbri di Vincenzo Torrente, di nuovo avanti con Cittadino su calcio di rigore al minuto 76, perla di Clemenza, doppietta per l'ex Juve, finisce 2-2. Più a ritroso, 28 aprile 2012, il Pescara di Zeman la sblocca al 77. Dopo una serie interminabile di palle gol non concretizzate, ci pensa il sindaco, ispirato da Marco Verratti, colpo di testa, palo e tap-in. A due dal termine, Zanon, Insigne, controllo col petto e destro all'incrocio. Era un Pescara meraviglioso, lanciatissimo verso la Serie A.